Lucio Musco, anche giornalista. Io ringrazio. Angela Maria, io non sono una giornalista, io sono una maestra elementare. Scrivo dei piccoli pezzi, scrivo dei racconti, scrivo delle poesie che vengono dalla mia esperienza, dal territorio, dal passato, delle persone che sono intorno a me. Credo molto nel valore della pace ed è tutta la vita che cerco di trasmettere ai bambini soprattutto questo che sento, pur senza mai sottolineare troppo la mia strada verso il veganesimo. Io non credo che ci potrà mai essere la pace nel mondo se non è un veganesimo. Si sente meglio? Non credo che ci potrà mai essere la pace nel mondo finché l'uomo non smetterà di essere duro nel cuore nei confronti di chi di essere la pace. Perché gli facciamo vivere una vita vergognosa, inumana, che non ha niente, che non ci rende più umani. Comunque io finisco qui perché ci sono tante persone che voglio ascoltare e vi leggo una poesia che ha vinto una piccola menzione per il dialetto, per la poesia dialettale nell'aprile del 2019. San Giorgio, il drago, il libro e la rosa, e si intitola Il mondo muore. Mondo, quando penso al male che te fanno, certa gente col portafoglio al posto del cuore, me vien voglia di ammazzarlo, sto popolo con fame e con cafone. Non pensa che distrugge le montagne, il mare, le onde, i pesci, le sirene, l'aria stessa che respira. Lavorerei allo sprofondo, sta gente pazza senza sentimento, che per il filo il portafoglio, capace di buttare la nonna, madre natura, tutto il creato dentro un vulcano, senza pentimento. La gente sozza tutto, deve trovare la connessa, l'elastica, del brutto, e poi deve ergere la casa sua, incensante dappertutto. Intorno sopra e sotto per non vedere uno zozzo che fa offeso e brutto. Ma non sarebbe un bel caso di finirla? Di piantarla? Senza boia né cattiveria, in un decennio il pianeta rifiorirebbe un'altra volta bello. L'uomo se potrebbe sentire un dio, e invece è solamente non zozzo vecchio zio.